Because with this sound you changing everything. Perché grazie a questi suoni puoi cambiare praticamente qualsiasi cosa. Adesso quello è che sta facendo la rappresentazione di tutto il palato dai denti in giù e so when the sound I goes here, vedete, la A va verso la parte posteriore della testa, la E si proietta più in alto e andando avanti tutte le altre si proiettano così. So here we have brain. E quindi questo è il modo come i singoli suoni vanno a lavorare in modo specifico su alcune aree cerebrali in particolare. Brain. L'encefalo è messo così. Middle brain. Lì c'è il mesencefalo. E poi c'è dietro c'è il bulbo del tronco encefalico. So the A is more for here. Quindi la A è più per il tronco encefalico. So that's why each sound affects a different area of brain also. Ecco perché i suoni diversi vanno a lavorare su aree diverse dell'encefalo. You have in life. When you live, you have sensations. E questo ad esempio nella vita, perché noi nella vita abbiamo delle sensazioni. Thoughts. Abbiamo pensieri. Feeling. Poi abbiamo i sentimenti. Then, it can be positive and negative. E tutte le cose, sia le sensazioni che i pensieri che i sentimenti, possono essere positivi o negativi. Pleasure. Tipo come sensazione positiva è il piacere. Pain. Come sensazione negativa è il dolore. Then when you're thinking. Tipo i pensieri ad esempio. Then you in the positive state you are like calm. Se i pensieri sono nella versione loro versione positiva sono calmi. And then when you're negative, you are disturbed. Invece quando è il lato negativo dei pensieri è un disturbo. How you say it? Disturbed. Like pensiveness? Like anxiety. Agitation. Agitation. E può portare ansietà e agitazione. Pensieri visti dal lato negativo possono portare all'ansietà e agitazione. When you have feelings, your normal state is like preoccupazione. You more or less feel like you feel love. Invece il lato positivo dei sentimenti, ad esempio, può essere l'amore. Ma here actually feel happy. Mind is happy. E la parte positiva dei pensieri, oltre alla calma, è anche la felicità. And then here's and then here you feel love and this feel hate. No? Invece la parte negativa è l'odio. And in general, the energy. In generale possiamo dire che l'energia. You can feel like blissful. Puoi avere uno stato di beatitudine. Or you feel like suffering. O puoi sentirti in uno stato di sofferenza. So these all emotions. Queste sono tutte emozioni. Tutte emotioni. Always little tension. Positive, negative, always tension. E sia quelle positive che quelle negative in parte creano una piccola tensione. So when you become conditioned by emotions. Quando diventi condizionato dalle emozioni. Then in your body you have the cell. Se noi ad esempio rappresentiamo una singola cellula del nostro corpo, yes, al nucleo, you have. And here we have DNA. E nel nucleo c'è il DNA. Looks like this. Che è una doppia elica. Yeah. So DNA has direct connections of molecules, and indirect is right here.
Here is indirect. Nella molecola di DNA ci sono dei legami chimici diretti e nei punti di connessione ci sono dei legami chimici indiretti. So here is a molecular connection and here is called peptide connection, no? Quindi c'è un legame, yes. Lì c'è una, allora nell'ossatura, diciamo, della doppia elica del DNA ci sono legami covalenti molecolari, invece c'è nei punti di connessione ci sono i legami peptidici. Capito? Yes? Now, if you have emotion, quindi se tu hai emozioni, then DNA become like this. La molecola di DNA si contrae. Like a spring. E diventa più come una molla. So now it has here connection, no? E le connessioni sono più strette. So what the difference? E qual è la differenza? For example, if I step what is called this using in a field like ah, a se faccio un passo, si cammina sopra il castello. You step and then boom, ti arriva in testa. So you have no emotion, just boom. Then this make it heal. It triggers healing reaction. Quindi quando il DNA è rilassato attiva una reazione di guarigione. Yeah, because it gives here liquid and then it's all dissolved. Così come quando ti becchi la rastrellata in testa, si attiva subito un sistema di riparazione, di guarigione del tessuto danneggiato. Però se lo fai due volte, se ti becchi due volte la rastrellata, it's again give. Seconda volta ti terapi. Allora non è più curativo ed è danneggiamento. Little less, but it gives. Ah, but when the third time, la terza volta che lo fai, I become angry. Allora ti diventi arrabbiato. And then this goes here. Then this is will become ending. Okay? Become. Then trigger a different genetic program. E quindi se alla terza volta non c'è, la reazione curativa non ha più il suo effetto, quindi il DNA si contrae e a sua volta inizia a causare problemi. Ok? On the DNA, the molecule of DNA. So, questo è un ingrandimento della molecola. It has this genetic programs, no? E la molecola di DNA ha una sequenza di nucleotidi che rappresenta un programma genetico. Ok. So here, this genetic program, say heal. Ad esempio, se la contrazione avviene in un punto in cui c'è un gene della guarigione. But here, it's saying heal. E lì in vicino invece c'è un gene che invece porta all'uccisione della cellula. So if your DNA goes contract, se il DNA si contrae, se le emozioni portano alla contrazione del DNA, allora l'elica si incrocia lì. So if it's here, it's healing. Quindi se è lì il gene che verrà espresso è un gene curativo, ma se si contrae si esprimerà il gene vicino che può essere un gene di uccisione. Instead of healing, it's create like edema. E quindi se muoiono le cellule si crea tipo l'edema. And cuts everything. E tutto attorno si taglia il tessuto. Why? E perché questo? Because if you step three times. Perché è come fare tre volte, beccarsi tre volte la rastellata. You are imbecile. Perché se sei un imbecille se lo fai tre volte. So genetic program saying this is bad genetic sample. Quindi la stessa cosa, se hai tre volte un'emozione negativa, il programma genetico dice come se tu ti fossi beccato tre volte nella stellata e non hai imparato niente. Quindi è un programma genetico inefficiente. Have to kill it. Quindi devi uccidere la cellula e se lo pensi su più because cellule. Otherwise takes place, takes food. Quindi perché invece di prendere cibo e di espandersi. If good example, then stay. Se esprime il programma genetico quello positivo, la cellula cresce e sta bene. One time is nothing. It's se anche vai una volta una rastrellata, three times, può essere un incidente, no? Ma tre volte vuol dire che c'è un problema. Ok? So when it moves,
The change of genetic program. Quindi quando inizi a avere tre volte queste emozioni negative e non hai imparato a non averle, non è più come una volta sola che può succedere, diventa continuo e innesca questo programma genetico che danneggia poi i tessuti, le cellule, crea edemi. So it's regulated by epigenome, no? E questa è la cosiddetta regolazione epigenetica, che regola lo stato di distensione della molecola di DNA. There's a genome and above, the placement is epigenome. E con il genoma è la sequenza, però quella sequenza può essere espressa in modo diversa a seconda di quanto rilassata e contratta è la molecola di DNA, e questo viene chiamato quindi epigenoma. So epigenome can be triggered by many things. E le modifiche sull'epigenoma possono essere mainly environmental things. Environmental, outer, inner. E infatti la cosa interessante, ci sono anche tanti studi su questo, for example, è che la sequenza di DNA è modificata dall'epigenoma, e l'epigenoma a sua volta è a valle di fenomeni sia ambientali esterni ma anche di stati interni interiori. And then, for example, epigenome, if think that you are stupid. Ad esempio, se tu pensi di te stesso che sei stupido. Our joints every day a little bit warning out. È come se walking, no? C'è un programma genetico che fa sì che tutte le nostre articolazioni si danneggino. But tempo. This is always restoring. Worn out, restore. Worn out, restore. Quindi, inizialmente si attiva l'epigenoma che dice ok, ripariamole, perché but sente che sono danneggiate. If epigenome think you are stupid. Then, instead of repairing, destroying. Però se è l'epigenoma a pensare che sei stupido, perché dice stai continuando su questa via, allora then invece che ripararle, le continua a distruggere sempre di più per confermare. Even if you're not injured, it still breaks. Quindi, in many people, all people like this, no? Because they're not behaving correctly, the joint becomes. Ed è per questo che molte persone anziane che si sentono in questo modo, non si comportano in modo corretto, tante volte hanno delle fratture alle ossa senza che vi sia un trauma o un incidente. Because if your legs not working, then you die in nature. No? Ed è questa è proprio la metafora del fatto che l'epigenoma ti sta suicidando, perché nella natura se tu non puoi camminare muori. Sì. Or in a blood vessel. O questo si può manifestare anche nei vasi sanguigni. If you are stupid. If you're stupid. Se sei stupido nei vasi sanguigni. Then start to put cholesterol. Il vaso sanguigno inizia a creare questa reazione suicidaria di metterci colesterolo dentro il vaso. That's why even people who are vegetarian, eating healthy, many have problems. Ecco perché non c'entra tanto quanto, cioè, ci sono tante persone che mangiano vegetariano in modo sano e tutto, però hanno comunque problemi di salute. Because they step on this. Perché nonostante mangi bene, cioè, è come se il loro pattern emozionale gli dà delle rastrellate continue. Oh, for example, before everybody stopped 100 years ago. 100 anni fa. Everybody was doing this. Ad esempio, 100 anni fa tutti dovevano fare questo movimento durante le loro giornate almeno una o due volte. So, wake up in the morning and go. Perché per fare sparire i propri bisogni, sì. Quando non c'erano le comodità, si doveva fare così. So, epigenome is here. L'epigenoma è principalmente concentrato a livello del bulbo. Ok, today you did this. E diceva a. You are okay. In passato, guarda, tu stai bene, quindi devi fare questo per espellere i tuoi bisogni, vuol dire che il tuo sistema funziona bene. But now we have toilet. Però noi adesso anche stiamo bene, and non lo facciamo più, here. Perché abbiamo il bagno, abbiamo le toilet. E l'epigenome pensa che tu non riesca a fare questo, dice sei limitato. Only before, many million years, if person is old, or ill, or sick, don't go there. Perché il nostro epigenoma è settato su cose che succedevano anche migliaia di anni fa, in cui se non facevi questo due volte al giorno almeno, vuol dire che eri ammalato, non c'è, invece adesso lo facciamo naturalmente. So today you don't do tomorrow and epigenome think like, okay, many days you don't go, no? E l'epigenoma inizia a pensare, ogni giorno, non lo fate mai praticamente questo momento al giorno, quindi si estava nel processo di inverso di malattia e di danneggiamento del. Sì, okay. Stai invecchiando, quindi è come dire, il nostro corpo sta invecchiando e non sai di più. Bones. Quindi può essere che, vedete, si occluda un vaso, possono danneggiarsi le ossa, le articolazioni, si distrugge l'articolazione. Or somebody every day like this. O ad esempio un altro stimolo dell'epigenoma in senso negativo è avere sempre un'espressione corrucciata. Then epigenome think, every day you are unhappy.
Ma l'epigenoma inizia a dire, ok, questa persona è praticamente infelice per la gran parte del suo tempo. That means you are bad genetic sample. Quindi è come dire, sei un cattivo campione genetico. Perché se sei all'apice della catena alimentare e forte, sei sempre felice, contento e sorridente. Then normal. Quindi l'epigenoma dice, ok, stai andando avanti, stai crescendo, a me piace, vai avanti. Change. Se invece uno è sempre depresso, stressato o corrucciato, può essere che l'epigenoma dica old age is illness. Old age is illness. Dobbiamo considerare il fatto che l'invecchiamento è un segnale del nostro corpo di che si sta ammalando. If you change, you cure yourself from old age. Se riesci a cambiare questo stato, l'anzianità non è più una malattia, ma è un continuo ringiovanimento. It has everything to restore or destroy. Perché nel DNA c'è già tutto per distruggere o per ripristinare le funzioni, dipende da come l'epigenoma gli dice di esprimere quali geni. For example, if you're not walking, ad esempio, se non camminiamo almeno un po' ogni giorno, l'epigenoma pensa, perché non sta camminando? Old. Perché è vecchio? Allora togliamolo di mezzo. Okay. So we have to send, we have to inform. Ecco perché è importante conoscere queste cose. Epigenome that we okay, we smile, we walk, we squat. È importante fare squatting ogni giorno, camminare ogni giorno, sorridere ogni giorno, anche per dire all'epigenoma guarda che io sto bene, fammi ringiovanire, non farmi invecchiare male. Also no stress. Stress is here. Ad esempio, troppo stress va a contrarre il DNA. This is quantum biophysics. Sono cose che si studiano quando si studiano la materia, si chiama biofisica. Emotions, e in particolare relaxed, questa è biofisica a quantistica. So if you're not releasing stress, then your DNA is always like this, and then chup, chup, chup. Perché questo... Sì, autoeliminiamo. Sì, autoimmune, yes, autoimmune. Anche malattie autoimmuni. It's all this. È tutto legato alla contrazione della molecola DNA da parte dell'epigenoma. In part it's controlled by vagus nerve. E il modo di agire su questo stato della molecola di DNA è tramite il nervo vago. Vagus nerve can say, can give command. Perché il nervo vago può mandare dei segnali, dei comandi. Inflame kidney. E può dire ad esempio, ok, l'epigenoma mi ha detto questo, causiamo infiammazione sui reni. Or stop inflammation. Oppure può anche dire il contrario, può dire ok, adesso si è ripristinato, basta infiammazione sui reni. For example, if effect placebo. Ad esempio c'è in medicina un effetto che si chiama l'effetto placebo. Because when you change the vagus condition, then vagus condition triggers production of immunomodulators. Infatti se tu dici a una persona che sta prendendo un farmaco, tipo negli studi clinici per vedere se un farmaco funziona, tu gli dici che lo sta prendendo anche se non lo sta, in realtà non lo sta prendendo, l'attivazione del nervo vago attiva degli immunomodulatori che possono portare alla guarigione anche se non stai prendendo il farmaco. Then inflammation stops. Ad esempio l'inflammazione può fermarsi. Ulcers close. Ad esempio si possono anche chiudere delle ulcere che c'erano prima. In one day. In un giorno. Placebo. Questo è l'effetto placebo. Because our body has everything to destroy or to cure. Cosa interessante è che nel nostro corpo c'è già tutto, sia per guarire e ringiovanire che per invecchiare e ammalarsi. Because we're ignorant. Ma se c'è ignoranza di questi fenomeni, we don't understand certain things. Non capiamo queste cose. So we're changing our genetic programs into aging, into being sick. E quindi se non sappiamo queste cose, continuamente non ce ne rendiamo conto, ma stiamo dicendo al nostro programma genetico di farci ammalare. So now when we do sound, quindi adesso praticamente quando noi facciamo questi suoni che abbiamo visto, we change from here to here. È un modo efficace per cambiare su più livelli, su tutti we i livelli che abbiamo visto, genetic level. Quello che sta succedendo a livello genetico. For one thing we do, we are singing. Ad esempio quando facciamo la A è come se stessimo cantando. When we're singing means you're happy. E le persone canticchiano quando sono felici alla fine. Has good life, it's fine. Io non posso cantare. Perché faccio tremare i muri. Adesso vabbè, sono ma deve essere questo, that's also I think A sound is on point because it's the one that works mainly on the... That's why A is most important sound.
Infatti il suono A è, stavo pensando, è il più importante, perché proiettandosi proprio sul bulbo qua dietro, dove ci sono i principali centri episionomici, è quello che li attiva di più, quindi è più importante. Also vagus nerve controls our vocal cord and our tongue. E infatti non è un caso che il nervo vago va ad innervare con i suoi rami anche la lingua e le corde vocali. Because I am not an educated person, but we have here a doctor, he can confirm if I am lying or not, no? Ha detto che lui non è una persona edulcorata, che non è vero in realtà, e io posso confermare, ma in realtà è tutto vero. But I study myself. Però ha detto che si è studiato dei libri, ha studiato perché gli piace molto la scienza moderna. I study vagus nerve. Ha iniziato a studiare l'anatomia, la fisiologia del nervo vago. Because vagus nerve controls vocal cord, you can control vagus nerve by vocal cord. Quindi se tu capisci che il nervo vago, con le sue diramazioni, controllano le corde vocali, puoi anche dire, puoi mandare tu informazioni al nervo vago facendo vibrare le corde vocali. That's why sound is so powerful. Ecco perché il suono è così potente. So we affect vagus nerve. Possiamo andare a stimolare bene il nervo vago. And by directly using sounds that affect all chakras. In più stiamo usando dei suoni che vanno a stimolare tutti i chakra. On each chakra we say okay, everything okay. E quindi andiamo a dire su ogni livello della nostra esistenza, nel so materiale più alto. Systemic and we have specific. Change. Quindi stiamo andando in modo sistemico, stiamo dicendo al nostro organismo che stai bene, non ti ammalare, ringiovanisci, e contemporaneamente ogni suono va sui singoli punti a dirgli questa cosa, quindi su più fronti stiamo facendo questa cosa.